tu ti senti più primo cittadino o un masaniello contemporaneo? Un masaniello contemporaneo che ha l'onore di essere sindaco della città dove sono nato e dove ho deciso di rimanere a vivere. Hai sempre cercato, tra l'altro, di restituire, di dare proprio una dignità alla città di Napoli. Credi che al termine di questi 5 anni tu abbia raggiunto questo obiettivo? Ma questo è uno degli obiettivi di cui vado maggiormente orgoglioso e fiero, perché credo che in questi anni sia cresciuto proprio questo, la dignità, l'orgoglio di sentirsi napoletano, la fierezza, che era stata ferita. Insomma, noi venivamo da una stagione di emergenza rifiuti che aveva violentato la città, la nostra immagine, ma fino anche la nostra dignità. Dovevi abbassare gli occhi se incontravi qualcuno che faceva sempre l'equiparazione Napoli Munnezza. Bene, io credo che oggi c'è un maggiore senso di appartenenza e soprattutto le persone si sono nuovamente rese protagoniste della vita quotidiana della città. Come immagini i tuoi prossimi 5 anni? Che cosa hai in mente per Napoli? Dipende chiaramente da come vanno le elezioni. Se dovessi rimanere sindaco di Napoli, raccogliere i frutti di un tanto lavoro, continuare con questa forza, questo coraggio, questa passione, allargando la squadra e facendo diventare sempre di più Napoli protagonista nel mondo. Quindi nella bilancia far pesare molto di più quella delle buone notizie e della risoluzione dei problemi. Io sono molto fiducioso perché vedo la città nuovamente meta di investimenti importanti di imprenditori, di imprese, di gruppi. Vedo una città in vetta al turismo, stiamo andando bene in tante cose. Dobbiamo sconfiggere questa scelta di una minoranza della città che continua a esercitare l'uso della violenza, delle armi. Bene, qua lo stiamo dimostrando, no? Parliamo della Casa della Cultura di Pianura, prendiamo tutti quanti le armi della cultura, dell'amore della città, la difesa del territorio. Noi stiamo creando economia, stiamo creando lavoro con il turismo, la cultura, il commercio, l'artigianato, l'enogastronomia, si stanno creando migliaia di posti di lavoro. Quella è la strada per tutti i giovani di Napoli, per tutti i napoletani. Napoli storicamente, ahimè, non è mai stata una città turistica. Ora lo sta diventando. Siamo in vetta con l'aeroporto, siamo in vetta con i dati, ogni settimana aprono due bed and breakfast. Quindi Napoli per la prima volta diventa città turistica internazionale. Adesso ci dobbiamo preparare tutti a far sì che sia una città internazionale per il turismo. Quindi più servizi, più accoglienza, più disponibilità, più lavoro di squadra. Ognuno deve fare sempre di più. Cosa ti senti di augurare ai giovani napoletani, in particolare perché i giovani napoletani devono sentire il desiderio di rimanere nella loro città e quindi non andare via? Lottiamo tutti insieme perché a Napoli si possa restare e che se qualcuno ha il desiderio di andare all'estero, che lo possa fare per scelta ma non per necessità. Io credo che noi stiamo creando le condizioni tra mille difficoltà perché a Napoli i giovani possano restare, i nostri figli possano fare la scelta di rimanere in questa che secondo me è comunque la più bella città del mondo.